contributo governativo per la consegna postale e sulla involontaria ed ignara collaborazione dei giornalai. Cosa avranno mai a che fare i giornalai con gli abbonamenti se questi arrivano per posta? Semplice, l'edicolante si occupa di distribuire gratuitamente le cartoline di abbonamento proposte alle tanti che vengono subdolamente inserite dei periodici. Il pratica è costretto a lavorare contro se stesso. L'abbonamento che verrà sottoscritto grazie alla sua ignara e gratuita opera di diffusione si ritorcerà contro di lui. Perderà un cliente, il suo reddito sarà sempre più risicato. Questo modo di operare lo condanna all'estinzione. Già oggi le rivendite di giornali, chiuse per scarso reddito, sono diverse migliaia. L'insistere di questa politica commerciale degli abbonamenti super scontati ne farà chiudere molte altre migliaia. Il giornalaio offre un servizio. Informa, consiglia, è sempre presente, dal mattino presto a tarda sera, che sia freddo o caldo, pioggia o neve, apre e diligentemente fa il suo lavoro. Siamo sicuri che smantellare la rete delle edicole sia un bene? Ovviamente no. La presenza capillare dei punti vendita, oltre che a vendere i prodotti editoriali, fuori da presidio, è una zona illuminata, una presenza che dà un senso di sicurezza. Questo è il nostro appello alla clientela. Ai lettori, alle lettrici, privilegiate l'acquisto in edicola. Non collaborate per una nostra scarsa. Certo lo sconto è allettante, ma il servizio lo è altrettanto. Ringraziamo per l'attenzione e la pazienza. Speriamo che la riflessione proposta sia accolta. A noi questo lavoro piace. Vorremmo continuare a farlo. Un saluto cordiale. Zdenka Kovacic. Ecco, aveva chiamato questa voce Zdenka Kovacic in onore probabilmente della sua terra, di Trieste, di questa zona di confine con la Slovenia, a pochi chilometri dall'Austria. Invece in perfetto italiano appunto ha fatto capire a tutti gli ascoltatori di che cosa parliamo quando parliamo di cartoline. Non è così, Giancarlo? Questa voce Zdenka Kovacic. Guarda, mi sento molto molto male, però immagino che stai parlando delle cartoline. Sì, sì, del video fatto da Gianfranco, che tra l'altro appunto noi adesso ritradurremo in un MP3, lo mettiamo come podcast, perché sarebbe utile che si riprendesse in mano e si mandasse in giro. C'è una leggera forma di ironia e di autoironia in questo prodotto, appunto con la voce sintetica, una voce gentilissima che sembra venire un po' dagli altoparlanti della stazione, del treno, dell'aereo, ecco, di questi posti qui. Quindi ha tutta l'autorevolezza di un annuncio al pubblico più vasto possibile. Sì, tra le altre cose lui era molto attento a scegliere anche i particolari di questi video, dai personaggi che erano maschili o femminili, gli dava la voce appunto particolare, il timbro particolare, e poi calibrava il discorso colpendo subito nel segno l'argomento, ecco, non parlava di cose inutili, cioè parlava poco giustamente, ma colpiva nel segno. Allora c'è un ritorno della radio attraverso il tuo microfono. Se puoi correggere leggermente. Dunque, sentiamo adesso, Giancarlo, il podcast che abbiamo registrato questa mattina con la figlia di Gianfranco Di Paolo, Barbara, che è stata con noi insomma di mattina presto e che appunto insieme abbiamo ricostruito questa figura di Gianfranco attraverso appunto le sue parole. La ringraziamo naturalmente di questo, ci aiuta molto a portare avanti appunto questo ricordo, a costruire questa trasmissione. Sentiamo appunto l'importanza di questo personaggio attraverso le parole della figlia Barbara. Ascoltiamolo insieme. Allora, siamo al telefono con Barbara, che è la figlia anche un po' per rigettare tante presto e scarpe poi anche e su Radio Barbara, buongiorno.
Sì, perché per tutta l'età bisogna appunto la sua personalità, sua quasi ansia di intraprendere sempre nuove iniziative, sempre nuove strane visioni. Appunto, è tra l'altro il nome di un suo gruppo che poi sentiremo, insomma, un pezzo, una cover fatta molto bene, un gruppo di musica in cui, diciamo, ha concentrato un po' la sua visione della vita, è proprio il caso di dire. Ecco, proposto così, Gianfranco, tu come lo vedi? Beh, magari la mia sarà una visione un po' di parte, sicuramente, in quanto sua figlia, però io sono molto orgogliosa di mio papà. E parlo al presente perché anche se adesso fisicamente non è più qui, non mi ha mai lasciata. E anche grazie alla sua costante silenziosa presenza e il suo modo di fare, che mi riconosco in tanti aspetti. E la musica era una sua grandissima passione che ha coltivato e ha cercato di coltivare fin tanto che ha potuto, non solo quando negli ultimi anni ha lasciato i complessi musicali, suonava magari a casa un po' più per conto suo, però era proprio una passione, non rende l'idea di quello che era la musica per lui, e tutto comunque come autodidatta. E batterista ad orecchio, diciamo. Ecco, e io sono cresciuta. Sì, sì, vai. No, sei cresciuta appunto con questa musica di impronta rock. E pensa che la mia cameretta, quando sono nata, precedentemente era uno studio di registrazione. Sai, le pareti si insonorizzavano con i cartoni delle uova, no? Sì, e lui suonava là la batteria, appunto, con questo complesso. Alcuni suoi carissimi amici che frequento ancora, con cui sono rimasta in contatto, si ricordano benissimo di quegli anni gloriosi, posso dire. Erano proprio altri tempi, veramente. Infatti mi commuovo molto a pensare a quando suonava la batteria. Parliamo appunto degli anni 70, in cui c'era una proliferazione di gruppi davvero straordinaria. E, Gianfranco si dedicò al rock, ci sono appunto su YouTube alcune espressioni di questa attività, devo dire con molta cura, cioè era un autodidatta, però un autodidatta serio, cioè uno che portava avanti fino in fondo il suo compito. Sì, non si può dire niente. Ha provato a trasmettere la sua passione per la musica anche a noi, non c'è molto riuscito. Io sono un artista di un altro genere. Settore. Sì, sicuramente io sono più amante del disegno, ma forse in famiglia siamo un po' tutti artisti, perché anche mia nonna lo era, la mamma di mio papà era una pittrice, una poetessa, per cui forse anche una vena un po' familiare questa. Ecco, appunto, una famiglia con delle strane visioni, insomma, abbastanza ben distribuite lungo le varie genealogie. Ma insomma, parlando invece del suo aspetto, dell'aspetto della vita di Gianfranco che lo ha legato al lavoro, lo ha legato all'impegno sindacale e lo ha fatto appunto conoscere ai suoi colleghi in tutta Italia, tutti lo apprezzano, basta dare appunto un'occhiata alla sua pagina Facebook, poi magari leggeremo qualche passaggio, qualche messaggio in questa giornata, appunto, che lo ricordiamo è a un anno dalla scomparsa. E di questa attività non si può dire nemmeno giornalaio, non si può dire edicolante, perché lui approcciava questa attività sempre tenendo dentro te ed esprimendo l'idea di una giustizia, poi cioè tutto andava fatto con molta giustizia, con molto equilibrio, rispettando i diritti di tutti. Certo, ma lui ha sempre lavorato con i giornali da che io
nel centro città. Si vendeva anche bene, c'erano alcune testate come per esempio il Burda che veniva venduto in grandi quantità. Poi i tempi comunque sono cambiati e lui sia ecco, a me sembra di capire che quest'idea del gruppo, della comunità abbia accompagnato quindi la sua attività sia nel mondo dei giornali, sia nel mondo della musica e più in generale nella vita. Questi non sono tempi da comunità. No, sono tempi di un acceso individualismo, un forte individualismo, un individualismo tra l'altro che risponde in maniera cattiva alla crisi, perché è un individualismo che crea il nemico nell'altro. E immagino quanto lui non sopportasse un contesto del genere. No, lui non sopportava proprio le ingiustizie, le prevaricazioni, cioè questa è una cosa che un po' mi ha attaccato, perché io la riporto anche sul mio lavoro. Cioè, devi pensare, una persona si alza ogni santissimo giorno, 7 giorni su 7, praticamente quasi tutto l'anno. Parliamo degli edicolanti. Come edicolante, sì, certo. Investi 12 ore del tuo tempo, se non più, in un'attività dove l'edicola nata non come edicola, tabacchi, rivendita di qualsiasi altro oggetto quando c'è stata la liberalizzazione delle licenze e quant'altro, ma proprio edicola pura di giornali, con il baracchino in mezzo alla strada, per cui tu preda delle intemperie, nelle lamiere, sotto il sole, con il caldo, con la pioggia, a mettere dentro e fuori queste riviste, questi giornali, a cercare di tenere comunque conto di qualsiasi cosa magari ti rimaneva anche in giacenza, perché era quello il tuo guadagno, no? Il certo. Creare un gruppo serve tantissimo, perché proprio nell'individualità i potenti riescono a dividere, no? Noi non abbiamo nessuna forza se siamo da soli, e lui questo ha cercato di fare, no? Cioè creare una sorta, questo sempre un mio punto di vista, di movimento che potesse avere una voce un po' più forte per contrastare quello che stava succedendo a livello di leggi, sostanzialmente. Ma comunque in queste cose lui è stato affiancato da Giancarlo, sì. Suo collega carinissimo, ci è stato molto vicino, che parla sempre di lui con grandissima stima e rispetto. Ecco, appunto, noi abbiamo voluto creare questo piccolo ricordo, dare questo nostro contributo proprio perché una figura del genere continua ad insegnare alcune cose, continua a darci dei punti di riferimento. Ecco, secondo te quali sono questi punti di riferimento, diciamo così? Tu sei la figlia, quindi nella vita normale, nella vita di relazione, relazioni affettive, ma anche nella vita lavorativa, che cosa hai potuto cogliere di Gianfranco? Allora, mio papà non era una persona espansiva,
e,